Marino Di Domenico, presidente del Consiglio Comunale, delegato allo sport, oggi un momento importante con la consegna della bandiera FIDAL per quanto riguarda il camminamento e la corsa. Insomma, Tortoreto sotto questo punto di vista diventa anche una città legata allo sport e al benessere. Luca, come ben sai, appena abbiamo avuto la possibilità di partecipare al bando per la consegna per poter ottenere questo vessillo, subito ci siamo mossi, l'amministrazione mi ha dato subito retta, insieme con Giorgio Ripani abbiamo intrapreso questo percorso, sempre appoggiandoci all'Adriatico Team, perché era necessario per poter raggiungere degli obiettivi, perché la bandiera blu, questo concorso, vengono consegnati 10 vessilli in tutta Italia. Noi siamo riusciti ad entrare tra le prime 10 e oggi è un giorno molto importante, perché la consegna è stata fatta dal famoso olimpionico della marcia Maurizio da Milano, e siamo orgogliosi di aver ottenuto questo vessillo che ci promuove e ci fa guardare il futuro sempre in una direzione dello sport. Dello sport, siccome la bandiera è un'associazione FIDAL con l'ANCI, è la bandiera del cammino e della corsa, perciò va a toccare il lato sportivo, culturale e il lato civico di responsabilità, perché oggi sappiamo che fare attività fisica è fondamentale. Allora, il nostro percorso, che si chiama proprio percorso Sirena perché parte dalla Sirena, che è un nostro simbolo, Tortoreto a sud del lungomare, va verso nord per 3 km, c'è un giro di boa, si torna alla Sirena e il percorso è di 6 km. Sarà tabellato, sarà misurato e saranno apposti dei segnali ogni 500 metri. Tutti possono usufruire di questo percorso e siamo orgogliosi di aver ottenuto questo vessillo che ci gratifica, perché è stato un lavoro molto impegnato, molto duro, faticoso, però quando si ottengono questi risultati il lavoro passa in secondo piano. Voglio ringraziare tutta l'amministrazione, voglio ringraziare il settore 1, la dottoressa Simona Salvi, che con me ha lavorato a lungo per far sì che tutti i requisiti venissero portati a termine, e ringrazio di nuovo l'Adriatico Team che ha sposato il progetto. Insieme siamo riusciti alla conquista del vessillo, che è la bandiera azzurra della corsa e del cammino.